Salve a tutti signori miei e benvenuti in questo primo episodio di Pokémon Inheritance. Una Chrom, come potete leggere già dal menu di introduzione, totalmente italiana. Questa è la Chrom che vi porterò nel periodo in cui sarò ad Oxford. E niente, iniziamo subito. Dalle informazioni ho letto che sarà una Chrom che sarà di circa un'ora e mezza di gioco, quindi immagino che saranno 4 episodi se li faccio da 20 minuti, anche perché io utilizzerò il velocizzatore, quindi... Comunque, l'introduzione di... mi sfugge il nome, maledetto te, di Birch dovrebbe essere uguale alle altre. Questo è un Pokémon, c'ha un Carvagna, è perfetto. Allora, eccoli qua i nostri due sprite, ragazzo e ragazzo, ovviamente siamo un ragazzo, capito come ti chiami? Ci chiamiamo come ogni gioco, creepy, non sbattere persiana di merda. Ok, sì, non vedete la facecam a differenza di Pokémon Lavandonia, perché, come ho già detto nella scorsa serie, appunto questo è un let's play e non una serie horror o qualcosa del genere. Ok, siamo catapultati subito qua, diretti, creepy, creepy. Cosa sei? Oh, Entei, ok, sì, la mascotte del gioco dovrebbe essere proprio Entei. Creepy! Tutto ok, tesoro? Non ti ho mai visto così agitato. Sei nervoso per il viaggio? È normale, è la prima volta che vai via di casa tutto da solo. Dai, quando sei pronto scendi. Ok. A proposito, Creepy, ho aggiunto un orologio alla tua stanza. Adesso che me ne vado lo hai aggiunto. Perfetto, ma mi sembra giusto. Ok, eccoci qua col nostro sprite. Con una faccia poco raccomandabile, ma va bene. C'era la pozione in questa generazione? Non mi ricordo. Scusate che abbasso un attimino il volume della musica dalle cuffie perché non ci capisco niente. Ok, ritirata la pozione. L'orologio immagino di doverlo settare, che ore sono? Le 11. Le 11 sto registrando, l'1 luglio, quindi tra poco dovrebbe uscire la teoria su Drampa, il nuovo Pokémon di settima generazione. Per essere più precisi, settima generazione e un po' semi-cheat. Ok, dovrebbero essere le 11, spaccate e tac. Creepy, allora ti senti un po' meglio? Bene, sono contenta. Ah, Creepy, stamattina tua sorella è uscita, ma non è ancora tornata. Sto cominciando a preoccuparmi. Potresti andarla a cercare? Grazie mille, tesoro, e buon viaggio. Grazie, Madre. Adesso andiamo... vabbè, fammi andare. Ah, ok, giusto, è vero, la classica scena. Guarda, è l'Accademia Pokémon, forse riusciamo a vedere qualcosa. Oggi vi abbiamo proposto questo servizio direttamente dall'Accademia Pokémon. Perfetto, classico. Oh, già finito. Avranno mostrato qualcosa di sicuro, ma ce lo siamo perso. Ah, dimenticavo. Anche Vera parte oggi, giusto? Abita proprio qui a fianco. Perché non vai a fargli una visita? Certo, Vera. Vengo subito a farti una visita. Questa non è Albanova, sono abbastanza convinto. Oddio, che cosa bella. Ma è tipo un'isola vulcanica. Qua c'è già uno strumento. E otteniamo subito una pozione, così. Ok. Ciao, allora questo qua sta pescando i Magikarp, perfetto, ti lascio pescare i tuoi bellissimi Magikarp. Oddio, ma com'è bella la grafica, raga, mamma mia, mi piace un botto. Ok, questa, quella è Fiammetta, è lei, è palesemente lei, aspettate che vado a parlarci. E così stai per partire, voi giovani crescete così in fretta, non mi sorprenderai se un giorno verrai qui a sfidarmi, verrai qui a sfidarmi, allora aspetterò per quel giorno, a presto, Creepy. E così scompare totalmente nel nulla. Scusi, non volevo. E solo chi ha conquistato 3 medaglie, soprattutto solo chi ha un Pokémon. Io, a quanto ne so, non ho ancora un Pokémon. Oh, ciao, come stai? Anche tu sei in tensione per il viaggio, eh? Dai, coraggio. Anche Vera non sta più nella pelle. A proposito, perché non vi salutate? Credo che sia di sopra. Oddio, come cammino bene, mamma mia. Ciao, Vera, non sei Vera, mai nella vita. Pokémon in piena forma, strumenti alla mano e... Ah, ma hai visti, raga. Oh, ciao, Creepy, scusa, ma non ti avevo visto. Allora sei teso? Caspita, vorrei avere i tuoi nervi, io sto tremando tutta. Sai, io sogno di diventare amica dei Pokémon di tutto il mondo. Mio padre, il professor Birch, ha detto che se ci credo davvero posso fare qualunque cosa. A proposito, sai che dovresti avere proprio lui come professore? Oh no, sono in ritardo. Ok, dai, ciao, è stato un piacere. È stato bellissimo incontrarti. Cristo, devo stoppare. Ok, rieccoci. E niente, adesso io non so cosa devo fare, immagino di dover andare da Birch in realtà, però io il problema è che Birch non so dove sia. Ed è un grave problema, perché tu? Nessuno può entrare nella caverna vulcanica senza il permesso di Fiammetta, e va bene, ci sta, la cosa mi piace. Ah, ok, te ne sei... Montepira? Oddio, chi sei? Ehi, fratellone, come stai?
Come ho fatto preoccupare la mamma? Gesù, sei in un vulcano! E non hai una stanza dove dormire, tra l'altro, ma sei sul bordo di un vulcano! Tieni, fratello, non avevo messo le tue cose nel cassetto. Mi dispiace che tu non le abbia trovate. Qui c'è il tuo pass nave, che non so cosa sia. Per ora non dimenticarti di portare il tuo cellulare, indispensabile. Buon viaggio, ok. Mi sembra veramente che mi stiano mandando ad Oxford sul serio, raga. È tipo un Inception, sto coso. Ok, e quindi cosa devo fare adesso? Madre, hai qualche consiglio da riferirmi? Hai salutato Vera? E sì, cazzo, che l'ho salutata. Lo faccio un'altra volta per sicurezza, ma lei non c'è. Cosa dovrò fare? Allora, di qua non si può andare. Dovrei andare a trovare. E giustamente non posso entrare. E mi sembra legit. Io di Pokémon non ne ho. Devo trovare il professore. Ma il professore... Ah, aspettate, pass nave ha detto? You have detto pass nave? E ok, come ci arrivo lì, raga? Potrebbe essere un problema, sapete. Ok, si può entrare da dietro? Sì! Perfetto! Ehi, aspetta, tu devi essere creepy, giusto? Sono dell'Accademia Pokémon e sono qui per aggiornare il tuo pass nave con i permessi necessari per raggiungere solo Rosa. Ok, il nome della città non è stato cambiato, raga. Il pass nave è stato aggiornato, è perfetto. Ok, allora arrivederci, l'aspettiamo al più presto, mamma mia. Ma lo posso avere il mio Pokémon, gentilmente? Ok, vuoi salire sulla nave? Certamente, che destinazione? Posso andare sulla sola Rosa, penso, quindi sì. Ok, leviamo le ancore. Laviamo le ste ancore, che sono sporche. Sola Rosa! Ottimo. Questa regione qua è tipo Alola, tipo tutta tropicale. In questo episodio qua lo chiamo la nuova Alola, così faccio tante belle visual, XD, coins, coins. Ehi, ciao! Sono del comitato di benvenuto per le matricole che si sono iscritte quest'anno all'Accademia Pokémon. Ho qui... Sì, grazie, 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 grazie. Perfetto, non mi interessano le istruzioni, non mi interessano, non mi interessano. Ti saluto, abbi una buona permanenza all'Accademia Pokémon, grazie mille. Ok, perfetto, corriamo un po' da spastici, ma almeno corriamo. Ehi, ciao, tu devi essere una matricola, giusto? Sono del comitato di benvenuto ed il mio compito è dimostrarti tutti gli edifici dell'isola. Seguimi. Ok, ti seguo. Questo è un centro Pokémon, oddio ragazzi, incredibile. Ah, pare che ci sia anche il Marco, oddio, ma che bella zona. Questo è il dormitorio, attenzione. Qui è dove seguirai le tue lezioni. Questo è il cortile, perfetto. Ok, e qua, questa cosa qua porta tipo alla foresta. Però ci sono due strumenti messi così tattici, ma non servono a niente. Ehi, fermati. Ah, non posso entrare nella foresta, ma grazie, ma troppo gentili. Chi sei? Pronto? Oddio, quanto rompete. Sì, sono già lì. Ah, devo venire nella tua stanza. Arrivo, Vera, arrivo. Arrivo nella tua stanza, tranquilla. Sì, il problema è che... Allora, questo era il dormitorio, giusto? Non ho seguito per un cazzo. Ok. Spero tu possa divertirti qui all'Accademia, ma lo spero anch'io. Dormitorio reception, ok. Immagino che questo qua sia il dormitorio. Ok. Le host sono tipo quelle di Snakewood, raga. Vediamo. Senza la chiave della tua stanza non puoi entrare nel dormitorio. Ah, immagino di dover andare a ritirarla alla reception. Sono in fila per ritirare la mia chiave. E se io tipo facessi così... Ehi, non puoi saltare la fila così. Basta che la fila vada avanti. Ok, io... Cioè, rimango qua volentieri, ma... Quando si mangia ho una fame... Allora, proviamo a questo punto ad andare nel salotto. Ah, eccola qua la furbacchiona. Ehi, Creepy, com'è andato il viaggio? Quelli dell'Accademia sono stati gentilissimi. Per la chiave della mia stanza sono dovuto chiedere alla reception. Non ho ancora trovato mio padre, ma sono sicuro che lo vedrò durante la pausa pranzo. Dai, io torno a preparare la mia stanza, più tardi. Forse adesso non c'è più fila, ma non ho voglia di andare a controllare. Ok, perfetto, dai, ole, dammi la chiave. Dunque tu sei... Oh sì, certo, Creepy. Ti do subito la tua chiave, grazie mille. Perfetto, ora puoi accedere al dormitorio. Grazie, troppo buoni. Andiamo al dormitorio, e olè. Basta, madonna quanta gente. Cosa ti aspettavi? Che ti salutassi con un sonoro ehi ciao? Ma neanche per sogno, io di certo non seguo questa moda idiota che si sono inventati recentemente. Comunque sono qui per darti una mano, fammi vedere la tua chiave. Oh certo, stanza 404, oddio, error 404. Beh, non è certo impossibile da trovare come si può pensare, è l'ultima a destra. Olè, perfetto, che cosa bella. Non puoi andare nel dormitorio femminile, giustamente, creepy furbacchione. Tenta di invadere il dormitorio femminile, attenzione. Stanza 404, ti stacco le ossa!
Sono appena entrato in stanza e comincio adesso la pausa pranzo. Ottimo. C'è una nota, benvenuto alla tua stanza. Noi dell'Accademia speriamo che tu possa avere una buona permanenza. E otteniamo una gassosa, grazie mille, troppo buoni. Ok, sala pranzo, immagino di dover andare appunto a pranzare. Ok. Non puoi andare in cantina, è pericoloso. Ok. Madonna, questa qua compare dal nulla, oddio. Ok, non riesci a trovare tuo padre? Non c'è nel suo ufficio? Non vorrei ci fosse qualche problema. E la Madonna, addirittura. Sarà un professore, saprà cosa fare, no? Ma, giusto, il pranzo dov'è che si teneva? Tipo qua. Ehi, ciao, benvenuti. Ok. Oh, il laboratorio dei professori, aspettate. Oh, ciao, sono il professor Landon, esperto in leggende riguardanti il mondo Pokémon. Se ogni tanto hai voglia, vieni qui a poter... Ah, ok, ogni tanto potresti studiare qualcosa. Laboratorio del professor Birch, eccolo qua. Non c'è nel suo laboratorio. Ok, potrebbe essere un problema. Sapete? Ma adesso io mi chiedo: do cazzo se magna? Do cazzo se magna? Se magna qua, se magna. Non se magna qua. Qua, raga, ci lasciano a digiuno. Non va bene come cosa. Sì, lo so che non c'è più fila. Ok, mi sono perso decisamente qualcosa, ma in queste... immaginavo che in queste stanze non si potesse entrare. Signori miei, questo vi insegna che dovete sempre guardare che cosa dicono gli altri NPC. Perché io adesso sono in da merda e non so dove andare. Non è che... Sì, perfetto, oddio. Così a caso. Gli starter. C'è una Pokémon nello... Ah, una sola. Beldum, Larvitar, Dratini, oddio. Oddio. Sono tre Pokémon che non si vuole. Oh, Beldum so già che è riduttore. Quindi potrebbe essere OP in questo momento. Quindi sì, prendo Beldum. Sperando di averci preso fanculo a botta. Io non ci credo. Ma sempre ho avuto riduttore Beldum. E vabbè. Sei stato colto di sorpresa. Ero intento a studiare Pokémon selvatici nell'erba alta. Mi hai salvato, grazie. Ah, ciao, tu sei Creepy. Non è il posto adatto per chiacchierare. Vieni al mio laboratorio. Eccoci qua, salve Prof. Birch. Mi dia 10 per quello che ho fatto. Creepy, mi hai davvero sorpreso. Prima, quando l'ho lottato con Beldum, è stato incredibile. Avevo appena catturato quei Pokémon. Erano poco più che allo stato brado. Ma invece Beldum ti ha obbedito senza esitare. Quei Pokémon sono stati catturati nelle varie isole della nostra regione. Ed erano destinati alla ricerca per le loro particolari doti evolutive. Ma adesso, penso che solo due verranno sfruttati in modo accademico. Cosa intendo? Volevi? No, vedrai. A proposito, sei in ritardo per la tua cerimonia di presentazione. Vai, su. Io ti raggiungo subito. Ok, perfetto. Ciao, oddio, mi stanno troppo infastidendo. Sta gente qua. Continuano a rompermi le balle. Ti prometto che dopo ti dirò tutto. Muoviamoci, perderemo la cerimonia. Perfetto, raga. Dopo la cerimonia si stop. Basta! Ho capito, non volevo andarmene. Perdonami. Perdona questo mio grave. Immagino che sia al salone. Sì. Benvenuti alla cerimonia e benvenuto che annuncia l'inizio di un altro anno scolastico. Come tutti saprete, adesso vi verrà assegnato un Pokémon che vi accompagnerà per tutto il vostro percorso di studi. Dovrete imparare a rispettarlo e ad essere rispettati a propria volta. A convincervi e a combattere. No, porca troia, leggi bene, Creepy. A convincerci e permettergli di convivere. Ma non vi annoio oltre. La cerimonia verrà tenuta dal presidente dell'Accademia, il signor Marino. Evidentemente, è palesemente lui. Presidente, tocca a lei. Ah, oh sì, certo. Allora, ragazzi, benvenuti all'Accademia Pokémon. Procediamo subito con ciò che dobbiamo fare. Allora, primo studente, Rainer Brown, venga qui. Perfetto, ora l'ultimo studente. Ah, ok, ce li ha fatti balzare tutti. Eccomi qua, ciao, sono bravissimo. Sono l'unico che ha uno sprite decente. Allora, che Pokémon potremmo darti? Se posso permettermi, presidente, io avrei un'idea. Oh? Ho capito e sono completamente d'accordo con il mio collega. È giusto rispettare anche chi ha già fatto le proprie scelte. E sì, allora, che Creepy tenga Beldum. Già che ci sei, vuoi dare un soprannome a Beldum, signori miei? Sì. Sì, perché gli ho già dati insieme i soprannomi, li darò anche questa volta. E lo chiamiamo... Visto che lo chiamiamo Semaforo. Lo chiamiamo semaforo perché è palesemente un semaforo. Semaforo. Dov'è? Semaforo. Questi qua sono i bei soprannomi del Creepy, ragazzi. Ricordatevi. Semaforo. Mamma mia. Bene, con questo siete liberi di andare. Oddio, che cosa triste. Ehi, Creepy, ho saputo che prima hai aiutato mio padre. Grazie mille. Comunque, hai visto che sguardo aveva il presidente?
Lo hai davvero impressionato. Dai, io sono allo stremo delle mie forze. Penso che andrò a riposarmi adesso. A domani. A domani. Immagino di dover andare anch'io al mio dormitorio. At my dormitory. Che non so se si dice dormitory, ma forse sì. Sì, scusami, non volevo andare in quello femminile, mannaggia. Che tra l'altro mi viene il dubbio. Ma... le femmine, dunque. Esatto, qua ci sono le femmine. Questo qua è sessismo, è palesemente sessismo. Vuoi andare a dormire? Sì. E voglio anche stoppare il primo episodio di questa Chrome. Quindi, signori miei, se vi è piaciuto, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Rispondete alla domanda del giorno che trovate, come al solito, nella sidebar che non ho ancora creato, quindi non so esattamente dove sia. Passate ai social che trovate in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.